Organizzato dalle associazioni Lotta per la Vita e L'Abbraccio, nell'oratorio di Santa Chiara a Borgo Ferrovia si è tenuto un incontro durante il quale è stato presentato il libro del dottor Aldo D'Andrea. La presentazione del volume L'affare isochimica è stata l'occasione per dar vita ad un dibattito a più voci e, come sempre accade quando si parla dell'ex fabbrica dei veleni, durante la discussione sono venute fuori altre clamorose denunce, come nel caso dell'ingegner Rossano Festa, all'epoca direttore dell'Ispettorato del Lavoro di Avellino, il quale ha ricordato che la sua inchiesta relativa agli anni 82-89 è stata trasmessa a tutti gli organi competenti. Lui, che sapeva delle cose sconvolgenti che accadevano nella fabbrica, impose l'uso di alcuni sistemi di protezione per gli operai. Le sue denunce all'epoca non mancarono, ma solo 2 anni fa è stato convocato in procura. Per 30 anni nessuno l'ha mai chiamato per chiedergli delle cose che aveva denunciato. All'epoca facemmo un'indagine che durò 20 mesi, vi parlo del 1988, e consegniamo una relazione, un rapporto alla magistratura di 20, di 35, di 30 pagine quasi, con 1.000 allegati. In cui avevamo dimostrato tutte le manchevolezze e le irregolarità e le omissioni commesse nel periodo dall'82 all'89 da parte delle istituzioni. In 30 anni non sono stato mai chiamato dalla magistratura per relazionare su quanto avevo scritto, diciamo così. Solo l'anno scorso ho avuto il piacere di essere convocato in procura ad Avellino per depositare il mio rapporto che, diciamo, gli ufficiali di polizia giudiziaria della procura dicevano di non possedere. Sembra strano perché io il primo rapporto lo depositai io personalmente in mano in procura nell'88, e poi ho saputo che 10 anni dopo sono venuti altri ufficiali di polizia giudiziaria mandati dalla procura a prendersi un'altra copia in ufficio del mio rapporto. Quindi mi sembra strano che dopo 2 rapporti non ci sia ancora, ad oggi, fino all'anno scorso, non c'era ancora il rapporto che avevamo fatto nell'88. Lei comunque prossimamente farà parte del processo. Non ho avuto ancora la notizia ufficiale, ma ufficiosamente mi è stato detto da qualche avvocato che mi ha citato come teste nel processo dell'isochimica, non so in quale veste ancora. Ingegnere, cosa avveniva all'interno dello stabilimento? Di tutto, di più, in maniera irregolare, ovviamente, che poi l'irregolarità e le violazioni sono state avallate da una relazione ben dettagliata dell'Università Cattolica di Roma, che fu chiamata all'epoca dallo stesso Graziano, dallo stesso titolare dell'isochimica, e dallo sindacato, dalla FULC, Federazione Lavoratori Chimici della CGIL. La cosa più scandalosa che vide lei a quei tempi? Scandalosa che nessuno voleva parlare dell'isochimica, nessuno voleva discutere, nessuno voleva prendere provvedimenti, che erano le cose poi più importanti da fare, perché parlare, discutere, sì, i giornali denunciavano, ripeto, c'erano 2 giornali in particolare, bisogna dare un poco di onestà alla storia, c'era La Voce della Campania e il Corriere di Napoli che martellavano con i loro articoli e parlavano dell'isochimica, c'erano le denunce fatte da Rifondazione Comunista, da Maraia in prima persona, dall'avvocato della Pia che mandava manforte a queste denunce, ma purtroppo da Carlo Caramelli col Tribunale del Malato, ma erano 4-5 persone che praticamente non venivano ascoltate dall'istituzione nonostante le gravi irregolarità che loro andavano a denunciare. E quindi solo noi dall'ispettorato riuscimmo a recepire queste istanze, queste denunce dei lavoratori e di queste figure, e intervenimmo nonostante non avessimo diciamo, la norma non ci permetteva di intervenire direttamente, ma era l'ASL competente in materia, perché era stata tolta le nostre competenze in materia di prevenzione e igiene del lavoro all'epoca, in quell'epoca. Non Per esisteva cui, alcuna forma di protezione, di tutela no, per i lavoratori? quando andammo trovammo senza tutela i lavoratori, delle cose irrisorie, delle mascherine, delle cose che non andavano, non erano idonee per ripararsi dall'inalazione mortale dell'asbesto, e quindi facemmo delle contravvenzioni, delle diffide, delle disposizioni per arginare questa esposizione, questa, diciamo, massiva
a queste fibre di amianto. Cose aberranti sono successe anche fuori dalla fabbrica, con l'amianto davvero sversato ovunque, anche nel fiume Fenestrelle. Lo hanno detto più volte gli ex operai, lo ha confermato di recente ai microfoni di Telenostra Raffaele Lieto della CGIL, che lo ha ribadito ancora una volta ieri sera a Borgo Ferrovia. Devo dire la verità, sembra è un fatto sconcertante, perché parliamo di qualcosa che è avvenuto circa 30 anni fa e che era a conoscenza di tantissimi, di tanti, era stato già denunciato, era una cosa nota, e parlarne a distanza di tanti anni senza che nulla sia stato ancora fatto è non solo deludente ma è sconcertante. Io credo, è uscito fuori anche dalla discussione di stasera, che forse bisogna invertire, è tempo di invertire un poco le cose e decidere di fare delle azioni che siano azioni concrete. Non solo è necessario bonificare il sito della fabbrica e non è più tempo di perdere altri mesi o anni dietro questioni di ordine burocratico, è tempo di fare delle cose straordinarie per risolvere il problema, ma bisogna fare una vera indagine sul territorio per capire a distanza di 30 anni quanto ancora sono i guasti che possono essere in qualche modo riparati. Il fatto che se ne continui a parlare senza che nulla di concreto si muova è una cosa che non solo sconcerta ma è di una gravità inaudita. Lei, quando dice è giunto il momento di fare cose concrete, a cosa si riferisce in particolare? Mi riferisco innanzitutto a concrete azioni di salvaguardia del territorio. Io credo che ad Avellino in particolare, in questo quartiere, e credo in altre zone della provincia di Avellino, c'è ancora dell'amianto da smaltire. Perciò bisogna investire dei soldi, delle capacità tecniche, delle energie per risolvere questo problema. Lieto ed altri hanno visto con i propri occhi i camion trasportare l'amianto fino al torrente Fenestrelle per essere buttato nel fiume. Tra gli altri testimoni oculari c'è anche Carlo Sessa, che il 23 febbraio finalmente sarà ascoltato in aula e che, come lui ci conferma, riferirà anche su questo. Devo fare pure riferimento a quello che ha detto Raffaele Lieto giorni fa, il sindacalista della CGIL, perché io in effetti stavo insieme a lui. Sono testimone oculare insieme a un altro collega, Giuseppe Addese, dell'Isochimica, dello sversamento dei camion che proprio sversavano l'amianto, tonnellate e tonnellate di amianto. E noi abbiamo assistito a questo sversamento nel Fenestrelle. E qualcuno può ridire dopo 30 anni a Carlo Sessa gli viene in mente. No, non è così, perché per rispetto, perché adesso c'è un processo serio, per rispetto per la popolazione del Borgo Ferrovie e di Avellino devono sapere che cosa è successo. Carlo, di fronte a quella scena cosa pensaste? Magari forse nell'immediato prevalse anche, perché no, un po' di legittima paura? Sì, perché noi siamo stati minacciati sia all'epoca sia adesso, ultimamente siamo stati col telefono sotto controllo. Sì, in effetti fu così, poi era quasi, la storia stava finendo, era quasi nell'87-88, poi qualcuno ci disse no, non dite niente, qua la malavita, cosa. Quindi nessuno parlò per paura? Perché non si spiega, l'ha dichiarato pure Petrozia e Lumberto e Michele Di Grezzene quando sono stati ascoltati dai giudici, che i camion ritornavano dopo 10, un quarto d'ora, 20 minuti l'altra volta a caricare all'isochimica, quindi il tragitto era breve, non potevano portare l'amianto a Napoli, ci voleva un'ora, a Salerno, quindi subito ritornavano e quindi lo sversavano nel Fenestrelle. Era il nemico numero uno di Elio Graziano. Io ho subito 7 licenziamenti all'epoca, qualcosa di spaventoso, anzi un giorno me ne arrivarono 2, forse sbagliato, 2 telegrammi, che il 23 li porterò in procura, li farò vedere. Noi eravamo minacciati, io ero minacciato, una continuazione con licenziamenti. Minacce che ti arrivavano, Carlo, telefonicamente, minacce che vis-à-vis, come avveniva? No, questo no, ci sono state, però non lo posso dire.
Ma il processo Isochimica deve tornare ad Avellino. La città deve poter partecipare, è un diritto degli avellinesi. L'Isochimica infatti non riguarda solo Borgo Ferrovia. Per i malati e i morti grida vendetta un'intera provincia. Di qui l'appello a tutta l'Irpinia da parte dell'avvocato Valentina Musto, che nel processo in corso rappresenta l'organizzazione di mamme di Borgo Ferrovia, a firmare la petizione. Io in pratica assisto all'associazione Lotta per la Vita nel processo Isochimica. Questa idea è partita dalla presidentessa Anna Candelmo, la quale effettivamente lei non si vuole arrendere all'idea di dover affrontare un viaggio per arrivare a Napoli. Per noi avvocati è semplice, perché noi ci richiamo spesso a Napoli e anzi siamo anche più comodi, lì abbiamo la nostra scrivania, il microfono, siamo in condizioni che possiamo operare bene. Il problema però, queste condizioni noi non le dobbiamo avere a Napoli, ma queste condizioni devono essere garantite sia a noi avvocati, sia agli altri difensori e sia soprattutto alle parti civili, tra cui gli ex lavoratori Isochimica, deve essere garantita ad Avellino, perché non è possibile che un lavoratore deve affrontare una giornata intera, un viaggio, dei costi e soprattutto con i disagi che già devono affrontare quotidianamente, recarsi anche a Napoli per poi tornare ad ora tardi. Questa non è una questione soltanto giuridica, è una questione secondo me più di civiltà e di impegno, di responsabilità. Io credo che attualmente noi stiamo vivendo un ulteriore scandalo, perché un processo di questa portata è vero che non può essere ospitato, non può essere accolto nel Palazzo di Giustizia per ovvi motivi, sono pubblici i motivi, no? Però deve essere garantita l'accoglienza in un'altra struttura. Sono state individuate delle strutture, tra cui anche il palazzetto dello sport, e allora l'associazione Lotta per la Vita sta chiedendo che queste strutture che siano state individuate siano nel più breve tempo adeguate. Ci vuole impegno da tutti gli organi proposti, perciò l'associazione Lotta per la Vita, ormai come ha detto anche Don Luigi, l'unica forza che si ha attualmente è la voce, farsi sentire. Stasera ce ne siamo approfittati della presentazione del libro del dottor Aldo D'Andrea proprio per smuovere le coscienze, per dire a tutti non arrendiamoci, cerchiamo di fare l'impossibile anche in questo particolare momento storico. Quindi l'iniziativa secondo me della presidente Anna Candelmo è da appoggiare sicuramente, e sicuramente ci sarà un risvolto in questa storia. Basta impegnarci. L'affare Isochimica è il secondo libro che il chirurgo Aldo D'Andrea dedica all'ex Isochimica, una storia tutta in testa alla classe politica e sindacale di quel tempo. Il rapporto diretto causa-effetto. Questo mio libro vuol significare questo. Che cosa ha procurato l'amianto, quali sono gli effetti nefasti sulle persone, quali sono le malattie che purtroppo sono costretti ancora oggi a sopportare una buona percentuale di lavoratori esposti. Vengono fuori sempre più particolari. Questa sera la testimonianza dell'ex direttore dell'Ispettorato del Lavoro è stata forte. Eh sì, piuttosto sconvolgente direi, più che forte, perché questa sera ho assistito, in verità già avevo assistito all'Istituto degli Studi Filosofici nel precedente convegno, che erano stati sversate tonnellate di amianto nel fiume Fenestrelle. Questa sera la cosa è stata ribadita dallo stesso Lieto, ma è stato poi aggiunto alla relazione, a cui si è aggiunta la relazione di festa, che oltremodo traccia quanto di peggio è avvenuto in quegli anni da parte dei politici, da parte dei sindacati, da parte del tribunale, da parte di chi doveva controllare o omesso di controllare.